Eccoci con Don Cristian al termine, suppongo, di una recita. Quindi, com'è andata questa serata? Come sta proseguendo? Un tuo giudizio su quella che è questa notte bianca della vendemmia? Diciamo, siamo alle prime battute della serata, dopo l'Eucaristia che abbiamo celebrato. Ho trovato uno dei personaggi famosi qui in mezzo panza, che è conosciuto, che è interpretato da Salvatore Iacono, Don Vincenzo, e ho visto che c'era una bella partecipazione. È sentita perché i personaggi anche di panza hanno fatto anche la storia del paese, per cui è bello riviverla attraverso l'interpretazione dei nostri amici. Per cui penso sia solo l'inizio di una lunga serata e sono contento di questa iniziativa. La seconda che partecipo quest'anno, perché è importante riunirci, vederci, vivere insieme, anche conoscere la storia del proprio paese, perché chi non ha le radici del proprio passato è incerto anche il futuro. Questo lo dico soprattutto anche per i giovani, per coloro che vivono adesso la vita odierna. Per cui penso che sia una bellissima cosa poter camminare nel passato per poter vedere il presente e aspettare il futuro. E questo è solo uno degli aspetti di questa serata che ha tantissimi ingredienti come lo scorso anno. Con l'ultima domanda, penso che la parola chiave di questa serata sia tradizione, dal mosto al pane, pomodoro, cafone, foriano, quindi un qualcosa che secondo lei può diventare un cult per panza da riproporsi di anno in anno? Certo, sicuramente tradizione significa consegnare, quindi è una consegna che ci facciamo già da tanti anni, che si fa tra le generazioni un po' più anziane a quelle più giovani, per cui penso che possa diventare uno dei tanti ingredienti che condiscono la vita della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro passato, che va custodito e va sempre di più vissuto nel modo giusto.